Allora, in questa parte andiamo a vedere insieme le soluzioni che sono state proposte per il laboratorio numero 1, quindi cercheremo di ogni giovedì di ricavare un po' di tempo per discutere l'esercitazione della settimana precedente, quindi quella sugli aerei vi lascio ancora pensare un pochino prima di vederla insieme giovedì prossimo. Ovviamente qui diamo per scontato che il testo l'abbiamo letto e riletto più volte nel provare a fare l'esercizio e magari appunto abbiate provato a fare la soluzione voi stessi, eventualmente anche abbiate già, magari qualcuno ha già dato un'occhiata, sbirciato quali erano le soluzioni proposte in rete. Quindi io magari provo a volo d'uccello a identificare i punti principali, scelte di progetto principali che sono state fatte in queste soluzioni. Poi credo che la cosa più utile sarebbe se poi voi avevate dubbi ancora rimasti oppure avete elaborato soluzioni diverse, le possiamo vedere insieme, no? Discutere insieme per capire se sarebbero state strade altrettanto valide oppure se avevano qualche, diciamo, problema concettuale. Allora, il primo esercizio era, visto adesso a distanza, molto semplice, ovviamente, come sempre. E parlava delle piante fornite dai fornitori. La soluzione che è stata proposta è molto minimale e parte da un'interpretazione del testo in cui il concetto di pianta, quello di albero e quello di specie, che erano citati con parole diverse nel testo, in realtà sono trattati come sinonimi. Quindi questo negozio vende ogni sorta di piante, che siano fiori, che siano alberi, eccetera, eccetera. Queste piante sono caratterizzate ciascuna appunto da un codice, un nome, e ciascuna di queste può essere una pianta di appartamento o no, può essere una pianta esotica oppure no. Allora, il modo più semplice, di realizzare questo semplicemente con la classe pianta che ha questo insieme di attributi. Non sarebbe sbagliato separare appartamento ed esotica in una sottoclasse separata che possiamo chiamare tipologia di pianta e avere una relazione molti a uno, no, a cui, diciamo, poter agganciare ciascun tipo di pianta. Quindi ogni pianta è di un certo tipo, ma un tipo poteva, diciamo così, coprire varie piante. Dipende, in questo esercizio era equivalente. Nel caso in cui volessimo per il futuro eventualmente pensare alla possibilità di classificare le piante secondo criteri diversi, aggiuntivi o più fini, allora risulta comodo avere in una classe i criteri di classificazione e nell'altra gli oggetti classificati. E poi c'è il prezzo. Il testo diceva che il sistema doveva tenere traccia dello storico dei prezzi, no? Di ciascuna determinata pianta. E quindi il modo più semplice è quello di associare a ciascuna pianta una molteplicità di, diciamo, cartellini del prezzo. Quella pianta ha un cartellino che legge costa 8 euro. Poi, una volta che quando cambi, decide di cambiare il prezzo, metterò un cartellino diverso in cui dirò che questa pianta invece da oggi costa 9 euro e così via. Quindi è una relazione che per ogni pianta tiene traccia di molti cartellini del prezzo, in ciascuno dei quali è indicato qual è il prezzo e qual è la data a partire dalla quale quel prezzo sarà valido. È stato valido, pardon, stiamo parlando del passato. Qual è il prezzo attuale, il prezzo odierno, il prezzo corrente? E sarà il prezzo, il valore del prezzo del cartellino associato a questa pianta con la data più recente. Okay, quindi non complichiamoci la vita con le date, data inizio, data fine, perché questo è pericoloso se noi avessimo messo dentro prezzo, data inizio e data fine.
Perché è pericoloso? Perché rischieremo di creare dei buchi. Se io ti dico che un prezzo vale dall'1 al 10, l'altro prezzo vale dal 12 al 13, l'11 quanto valeva? Dovrei in aggiunta garantire che questo, che per ogni volta che ho un inizio e una fine, per ogni fine esista un inizio corrispondente di un altro prezzo, un vincolo in più. Se invece metto la data di partenza, automaticamente la data di fine sarà la data di partenza di quello successivo. Non ho bisogno di avere un dato che scrivo in due posti e poi devo faticare per garantire che siano lineari. Ok? Quindi per tracciare, ma immaginiamocelo se lo dovessimo fare su un pezzo di carta, tenere traccia dei prezzi a cui ho venduto quella determinata pianta. Noi faremo una bellissima colonna di carta, una bellissima tabella su carta con due colonne, data e prezzo. E ogni volta che cambio il prezzo, scrivo il prezzo nuovo con a fianco la data, fine. E qui anche. Ok? L'altro dubbio che c'era in laboratorio è questa molteplicità qua. Un determinato prezzo è associato a una pianta sola, ma molti si chiedevano, ma se due piante hanno lo stesso prezzo, non avrebbe senso far sì che quel prezzo fosse associato a due piante? Allora, qua conviene distinguere se si tratta di coincidenze di valore o se si tratta di valori che devono essere, che è giusto, che è sensato, che vogliamo che siano uguali. Cosa intendo dire? Che se io mettessi una molteplicità 1 a molti qua, e quindi dicessi un determinato prezzo vale per queste 4 piante, in qualche modo starei modellando una situazione in cui definisco un prezzo e quel prezzo è valido per un gruppo di piante. Sto anche dicendo che quando cambio quel prezzo lo cambio per tutte e 4 le piante. E quindi vuol dire che decido che questo sistema decide di definire prezzi per gruppi di piante e non o per ogni singola pianta. Allora, se un cactus e una margherita hanno lo stesso prezzo oggi, è una coincidenza o dietro c'è un ragionamento che mi fa dire che quelle piante lì voglio sempre che siano allo stesso prezzo, quindi vorrei evitare che avessero prezzi diversi? Okay? Questa è, se vogliamo, sembra una finezza, ma in realtà vuol dire che quando aumento il prezzo del cactus, quello della margherita rimane com'è, oppure voglio che cambi anche quello. Capisci? Se io decidessi tutte le piante grasse le vendo tutte allo stesso prezzo, allora avrebbe senso definire un unico prezzo che vale per tutte le piante grasse e poi con relazione a molti lo aggancio a ciascuna singola pianta grassa. Ma il prezzo è definito una volta sola. Se invece voglio decidere, come sembra intendere, lasciare intendere il testo, il prezzo liberamente per ogni pianta, poi può capitare che due piante abbiano lo stesso prezzo. Vorrà dire che quando preparo il cartellino per margherita ci scrivo sopra 10 euro, quando preparo il cartellino per la cactus ci scrivo sopra 10 euro, il mio stupore nel fatto che sono uguali dura meno di un microsecondo, perché può capitare. La mia macchina è blu, ma non è che quando incontro qualcun altro per strada che la macchina blu ci fermiamo, facciamo festa, ma che bello, siamo parte dello stesso club, no? È un valore di un attributo che capita che sia uguale. Oppure la dobbiamo cambiare tutti insieme e tutti dello stesso colore. Ok? Allora, questo tipo di relazioni io a volte le chiamo attributi estesi, cioè nel senso che il prezzo è una cosa della pianta, ogni pianta ha la sua. Non posso mettere il prezzo dentro la classe pianta perché è molteplice, perché è uno storico, una serie o una lista, e quindi deve essere per forza in una classe collegata. Ma tutte le istanze di prezzo di questa pianta non hanno nulla a che spartire con tutte le istanze di prezzo di un'altra pianta. Ok? Credo non ci fosse molto altro. Vabbè, sotto il fornitore aveva questo 1 perché c'era scritto che ogni determinata pianta decidevo esattamente
il fornitore da cui acquistarla, e quindi veniva acquistata solo sempre da quel fornitore lì, ogni singola pianta. Che non vuol dire, attenzione a quando leggete il testo, che ogni fornitore può fornire una pianta, un tipo di pianta sola e basta. Vuol dire che ogni pianta è fornita da un fornitore solo, no? Beh, era 2 settimane fa, quindi bisognava ancora fare un pochino l'orecchio alle cardinalità. C'è altro da dire? Credo di... No, no, c'è ancora un'altra cosa da dire, che qui era semplice, però ve la siete trovata ieri sugli aerei, sui voli. Ne parliamo la settimana prossima. Le piante sono indistinte. Cioè noi pensiamo, cerchiamo sempre di chiedercelo questo, vendere bulloni non è la stessa cosa che vendere automobili. Che vuol dire? Vuol dire che ogni automobile è unica, ha un numero di serie, ha una sua identità, ha un proprietario, viene tracciata in quanto tale. I bulloni o le piante, o i bulloni no. Tutti i bulloni dal passo 12, non so neanche come si chiamano, con la testa di una certa dimensione, sono indistinti. Quindi a me basta la descrizione del generico prodotto bullone, perché sono tutti uguali. Sul singolo bullone, se ne ho 10 in fila, non ho bisogno di rappresentare informazioni su ciascuno di questi 10. Mi serve solo la descrizione generale della loro famiglia, del prodotto. Ok? Il singolo elemento, magari mi interessa sapere quanti ne ho, via. Ma poi il primo, il secondo e il terzo sono assolutamente indistinti. Ne ho venduti 3. Quali 3 erano? E non lo so, non gli ho dato il nome. Non è come il pastore con le pecore che le conosce per me. Vendere auto è diverso. Perché io ho delle informazioni sull'auto. No? La Fiat 500 non so, XL ha tal cilindrata, tal modello, eccetera, eccetera. Ma poi se ne ho 100 in fila, hanno tutto un numero di serie diverso, una data di immatricolazione diversa, un proprietario diverso, una targa diversa, magari anche alcuni accessori diversi. E il colore, blu. E allora vuol dire che ho 2 livelli di informazione, uno a livello di prodotto e uno a livello di oggetto, singolo. Singolo elemento. Allora mi servono 2 classi diverse collegate tra di loro per poter modellare. Quindi se non ce lo chiediamo esplicitamente rischiamo di fare dei ragionamenti in cui in metà della frase pensiamo come il prodotto generico e in metà della frase pensiamo come l'oggetto specifico. Allora questo modello prendeva l'idea, passava, prendeva il modello in cui gli oggetti sono indistinti e quindi le piante in particolare, e quindi sulle piante non ho nessuna informazione generale, non ho nessuna informazione specifica, sono tutte uguali. Quindi quando definisco la classe pianta non sto definendo il singolo vasetto, cioè se ho 100 rose non ho 100 istanze rosa 1, rosa 2, rosa 3, rosa 4, ne ho una sola che dice la pianta rosa, è uno dei prodotti che sto vendendo nel mio negozio, punto. Ok? Ma questo rinforza anche il discorso del prezzo, perché il prezzo è associato alla rosa, poi ne ho 75 sul balcone, hanno tutto lo stesso prezzo. Non vado a prezzare singolarmente. Quando vado al supermercato a comprare lo zucchero, c'è il cartellino del prezzo col codice a barre che vale per lo zucchero della tal marca. Quello per tutti, che lo prende il primo, che prende il terzo, il codice a barre che hanno stampigliato dietro è lo stesso. Quindi ho solo una descrizione della tipologia di prodotto, non una descrizione del singolo elemento. Compro un cellulare, c'è l'email, c'è il suo numero di codice specifico che è diverso da quello vicino, quindi non posso prendere a caso. Devo registrare esattamente di aver avuto quello specifico. No? Allora, cerchiamo sempre di distinguere quando stiamo modellando se stiamo parlando del singolo oggetto, cioè se ce ne sono 10 uguali, questi 10 sono distinguibili, sono diversi, hanno degli attributi diversi oppure no. Quindi stiamo parlando della categoria o del singolo elemento. L'esercizio dei voli di ieri, in realtà c'erano entrambe le cose interessanti. Perché, ad esempio, il fatto che un volo venisse fatto da un certo tipo di aereo,
adesso da Torino a Parigi c'è il Boeing 737, e poi il fatto che il volo di domani mattina viene fatto con uno specifico apparecchio, che sarà un Boeing 737, ma quello lì, non una generico, però uno specifico. Quando si diceva in manutenzione o no, è quello specifico, non è quello generico. Quando si diceva svolge questa tratta, è quello generico. Perché io non posso vincolare una tratta ad essere eseguita sempre con lo stesso ferro. E se si rompe, se lo devo mandare in manutenzione? E quindi sarà un ferro, un apparecchio di quel tipo. Il modello è lo stesso, perché se vendo i posti sulla base dei sedili, non posso cambiare il modello. No? Adesso poi tanto lo vediamo meglio la settimana prossima, ma tanto per allacciare questo esempio semplice della pianta, quello un pochino più complesso, in tanti casi abbiamo sempre questi due livelli. Il tipo di prodotto ha alcuni attributi ed è comune a tutti. E poi può esserci in alcuni casi l'elemento specifico. Ok, avete domande su questo? Allora passiamo all'altro. Allora, l'altro è quello dei DVD. Allora, qui ci sono due soluzioni leggermente distinte, poi su questo ci sono delle varianti. Io alcune parti magari le avrei fatte in modo leggermente diverso, ma ci può stare. Insomma, stiamo discutendo di possibilità. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal film. Che era il concetto principale. Allora, il film è un'opera, ecco, in questo caso la classe film rappresenta il generico film, ok? Ha un titolo, ha un anno, perché è stato messo string e non intero l'anno, probabilmente è sfuggito. Poi aveva delle altre informazioni, ad esempio chi è il regista e chi sono gli attori. Allora, qua in questa soluzione c'è scritto che in alternativa gli attori possono essere indicati o come attributo di tipo stringa, oppure come relazione esterna con una classe attore. Se dovessi dire questa alternativa, la classe esterna batte la stringa 1000 a 1, no? Come chiarezza, come competenza, eccetera. Mi piace sempre molto poco vedere dentro un'unica stringa un elenco di cose. Quindi, se, a meno che non sia proprio un'annotazione buttata lì, l'ho scritto, ma poi sono dati che non andrò mai a ricercare, non me ne fregherà mai niente, non sono importanti, allora li metto in un campo di testo, come fosse quello il campo note, che nessuno va a leggere. Ma in realtà è molto, molto meglio modellarlo così, quindi permettetemi per il resto della discussione di cancellare questo pezzo e vedere la parte bella in cui ho esplicitamente il concetto di attore, che esiste, indipendentemente dai suoi film che ho a catalogo, ne posso avere di più o di meno, ha fatto certi film. Lo stesso attore può aver fatto più film, quindi è un'entità unica che può essere condivisa tra più film diversi, per questo c'è questa moltiplicità molti a molti. La differenza tra, sono i paralleli un po' pindarici, ma tra attore e cartellino del prezzo, è che il cartellino del prezzo non ha senso di esistere se non so qual è la pianta, non ha un'esistenza sua. Infatti nella cardinalità avevo messo un 1. L'unico modo che ho di esistere è essere collegato alla pianta. Mentre invece l'attore esiste indipendentemente dal fatto che a catalogo ci sia uno dei suoi film. Oh. Sì. Nessuna. Infatti anche il regista potrebbe essere fatto così. Anzi, io potrei pensare di avere un'altra classe regista e mettere una relazione. E togliere questa stringa.
Quale differenza? La differenza sulla cardinalità, che il regista è 1, mentre gli attori sono molti. Sì. Sì. Non è più chiaro fare cosa, se non ho capito. Mettere invece di mettere regista o l'attore, per esempio, mettere scrivere streamer, l'attore all'interno della classe film. Così è come la classe fuori. No, si possono fare. Allora, lei dice: io però vedo un valore nel fatto di avere poche classi, è giusto. E quindi, se schiaffo tanti attributi dentro la stessa classe, scusa, lo dico in modo dispregiativo, allora ho fatto meno classi. Eh sì, però ho fatto un paciugo, perché dentro quella classe lì non... ci sono tante informazioni che poi fatico a descrivere, fatico a vedere separatamente. In realtà posso ottenere entrambe le cose così. Se io anziché regista, questo lo chiamo artista, e dico che questo artista è un attore nel film, oppure può essere il regista del film, ho fatto poche classi, ho rappresentato le informazioni in modo esplicito, ovviamente la relazione regista ha una cardinalità 1 da questa parte, dall'altra posso anche non mettere perché 0 asterisco, e quindi dico che un film ha tanti attori che sono artisti, e ha un regista che è un artista. Sto dicendo una cosa in più anche, rispetto a prima che non potevo né con le due classi separate né con le sue stringhe, che lo stesso artista può essere attore di un film e regista di un altro, ma è la stessa persona, non sono due schede diverse fotocopiate una dall'altra, che in realtà parlano della stessa persona ma su libri diversi. Ovviamente è difficile negli esercizi che abbiamo visto finora, che parlano solo del modello concettuale, capire se l'informazione sull'artista, attore, regista, è importante da dare in una classe oppure semplicemente un'informazione che si porta appresso. Quindi la possiamo mettere con un campo stringa da dimenticare. Diventa più chiaro se uno comincia a vedere esercizi in cui ci sia anche poi un processo. Cosa ci faccio con questi dati? Allora è importante che io possa ricercare i film per autore, per attore, e allora per forza l'attore devo avercelo. Se io sto gestendo, se questo sistema informativo è il sistema informativo che gestisce il magazzino, dove c'è un magazziniere che gli arrivano gli scatoloni con i DVD e li deve trasportare col pallet avanti e indietro, col muletto, metterli su, eccetera, non gliene può fregare di meno di chi sia l'attore. Ok? Quindi è un dato, mettiamolo lì, per quando stampa l'elenco è più facile da leggere. Ma se devo gestire il noleggio, beh, di sicuro quando voi andate a noleggiare un film, che siano attori sconosciuti, che siano attori famosi, vi cambia. E quindi magari per ricerca, o volete vedere, ma questo nome l'ho già sentito, quali altri film ha fatto? Quante volte l'avete fatta questa domanda quando avete guardato qualche film? E allora è importante. Quindi non c'è la risposta assoluta, questo è un dato importante o no, dipende a che cosa serve, qual è la missione di questo sistema informativo. In queste prime 2 settimane di esercizio abbiamo solamente descritto i modelli concettuali senza dire che cosa ne facevamo, e quindi molte domande rimangono ambigue. Ma poi si chiariscono quando uno gli dà il contesto. Ok, la parte del remake. La parte del remake è chiaramente una relazione riflessiva. Era più semplice di come vi siete complicati la vita. Cioè, un film, cosa vuol dire? Io faccio un film. Io sono produttore, domani decido di fare un film. Allora, 2 possibilità. O il film che faccio è nuovo, che so, tratto da un romanzo, oppure mi sono inventato di notte il mio sceneggiatore, eccetera, eccetera. Boh. Oppure può darsi che sia un film che io prenda spunto, più o meno fedelmente, da un film precedente, e ne voglio fare una mia versione. In questo caso è il remake.
Quindi vuol dire che ogni film può essere il remake di nessun film, cioè è un film nuovo, oppure può essere il remake di un film precedente, di un film vecchio. Questa relazione remake ha due lati. Un lato è il vecchio e l'altro lato è il nuovo. Quindi un film può essere remake di un film vecchio. Non serve un attributo remake lì dentro, non serve mettere il nome del film remake lì dentro come attributo. Semplicemente la relazione è che se c'è, vado a vedere qual è il film vecchio da cui mi sono ispirato, se non c'è, vuol dire che è un film nuovo. O voglio far credere che lo sia. E dall'altra parte un film, diciamo, vecchio può avere eventualmente più remake nel futuro. E quindi la relazione... All'inverso, il film ha come remake nuovi film anche in quantità. Poi, qui c'è scritto due volte prezzo, per ricordarci che il testo non era proprio scritto in modo chiarissimo. No? Allora, il testo diceva che il film veniva ovviamente fornito da dei rivenditori, da questi centri di distribuzione che ti forniscono i film, e ogni centro di distribuzione poteva avere dei prezzi diversi. Quindi un determinato film io lo compro a un certo costo da un certo centro di distribuzione. Questa qui è stata messa come classe, poteva anche essere come association class. Perché vedete come sono messe le cardinalità, 1, molti, molti, 1, è la tipica relazione che in realtà lega un film a un centro di distribuzione e si porta dietro l'informazione del costo che è stato pranzato. Il testo, se lo leggevamo come prezzo di acquisto, era così. La relazione tra film e centro di distribuzione, dicendo questo film lo acquisto da quel centro di distribuzione a quel prezzo. Se lo leggevamo, si poteva anche leggere il testo, perché non era chiarissimo, come prezzo di vendita, allora ovviamente il prezzo di vendita all'utente finale non dipende da dove l'ho comprato, non deve incidere. E quindi era il prezzo di vendita direttamente del film. Poi volendo posso avere entrambe le informazioni e quindi tengo traccia sia del prezzo d'acquisto che può variare in funzione dei miei fornitori, sia del prezzo di vendita che invece stabilisco io come mia policy. Il prezzo di vendita al pubblico è il prezzo di vendita del film. Il prezzo di acquisto è il prezzo di acquisto del film da quel fornitore. Quindi può variare in funzione del fornitore. Da come è modellato qua, se lo stesso film comprassi anche più lotti diversi, potrei avere operazioni di acquisto a prezzi diversi. Addirittura questo qui lo chiamerei più che costo, acquisto addirittura. Forse è ancora più chiaro. Perché il film è stato, posso acquistarlo anche più volte, in più tranche, e ogni volta che lo acquisto c'è un prezzo che in quel momento quel fornitore mi sta facendo. Se volessi mettere anche una data, forse lì. Non era richiesto, non era specificato, quindi non l'abbiamo messo. No? Però questa relazione si può evolvere in quella direzione. Tengo traccia dei miei acquisti. È l'acquisto che do da una data, non importa un fornitore, oltre che una merce. Che è il tipo. Dubbi alternative fin qua? Poi c'era la parte della collocazione, anche questa si poteva fare in modi diversi. Che diceva? Qui c'è una cardinalità sbagliata. Che diceva? Il film è noleggiato lo stesso film, no, un certo numero di copie, queste copie vanno nei vari centri di servizio, ok? In ciascun centro di servizio quel film è collocato in una certa posizione, quindi quel determinato film, via col vento, nel centro di servizio numero 1 ne sono arrivate 10 copie, le metto a scaffale 1 settore 3.
Allora, quello che è sbagliato è questa cardinalità qua messa a 1. Chiaramente un centro di servizio contiene molti film, non uno solo. Quindi questo è un errore che ci è sfuggito. Oppure ho cliccato nel posto sbagliato io. Quindi il centro di servizio può avere molti film. Per ogni film, ricordiamo che il film non è il singolo DVD, è il titolo. Quindi io dico, di questo titolo, io ho 10 titoli di catalogo, del primo titolo ho 20 copie, del secondo titolo ho solo 3 copie, perché è un film di nicchia, del quarto titolo ho 100 copie, perché eccetera. E quindi, questo centro di servizio, proviamo a leggere da qua, che forse è più semplice, mi dice quali film ho disponibile, e per ciascun film quante copie ne ho prese, e dove le ho messe, in quale settore, in quale posizione. Adesso forse la distinzione può essere sul fatto che il settore oppure la collocazione sia debba essere una classe oppure no. Dimmi. Quella. Io ho creato una classe settore perché mi diceva che ogni settore aveva un codice univoco e poi siccome il test non lo dicevo ho pensato ma il numero di copie può cambiare se uno va a prendere un film. Quindi ho creato una classe settore, ho scritto che il film è collocato presso un settore con un codice e quando è collocato in quel settore come associazione si porta posizione e copie e poi quel settore è collocato in maniera univoca in un solo centro di servizio. Ok, lo ripeto solo per la registrazione. Allora, l'alternativa a questa modellazione, in questa modellazione settore e posizione sono semplicemente valori che vengono trascinati dietro. Cioè, l'informazione importante è quali film ci sono presso un centro di servizio o un altro, e una volta che ho deciso che quel film è presso quel centro di servizio, vabbè, gli appiccico dietro dei numeri che sono il settore della collocazione. Adesso mi aggancio a quello che diceva la vostra compagna, che il settore, in realtà il testo diceva che un settore aveva un codice univoco e ciascun centro di servizio aveva dei settori che potevano essere diversi l'uno dall'altro. Allora, questo sembrava portare, poteva portare, legittimamente, a definire una classe settore, tra virgolette importante, no? Di cui ci fosse il codice univoco del settore e il settore fosse in qualche modo legato al centro servizio, ma perché mi viene questa freccia? Fosse legato al centro servizio, niente, vuoi una freccia che vuoi? Aspetta. Con cardinalità 1 a molti. Quindi ogni centro servizio ha i propri settori con dei codici che li cura, che sono indipendenti da quelli degli altri centri servizio, e poi può avere, ogni settore a sua volta contiene dei film, o pardon, c'è una association class qua, contiene dei film. E qui collocazione 2 e in questa collocazione tengo conto della posizione e del numero di copie. Anche questa è sensata, dà un'importanza maggiore al concetto di settore. Questa descrizione permette, seconda, permette di dire, di decidere quali sono i settori del centro di servizio, indipendentemente dal fatto che contengono dei film. Vedete che se anche questa relazione non è popolata, non avesse nessun film, io posso dirti il codice di centro di servizio, tra questi due signori, quali settori contiene. Quindi so già che c'è il settore A, B, C, D, E, F, oppure va divisi per genere, divisi per piani, non so come lo voglio dividere, e poi dopo decido che cosa ci metto dentro. Se è un'informazione importante per me, ha senso codificarla, così quando poi colloco un film, sono obbligato a scegliere uno dei settori che sono stati decisi a priori. Mentre in quest'altro caso non c'è nessun vincolo, non riesco a scrivere nessun vincolo sul fatto che
il settore in cui lo metto sia uno di quelli già precedentemente codificati. In teoria uno può scrivere ciò che vuole in quel campo, una stringa e basta. Mentre sotto non è una stringa e basta, è una di quelle che sono state definite specificatamente per questo centro di servizio. Cioè, questo è un 1 che dice che in quel centro di servizio ci sono quei settori e non altri, non puoi mettere un altro. Quindi questo è più vincolante, più specifico sul settore. È più preciso, vale la pena di farlo? Non lo so, può darsi. Io probabilmente l'avrei visto così, ma io sono un po' più pignolo. Però anche l'altro va bene, importante. Quello che non riesco a fare, ecco, con l'unica associazione, Association Class qua, non riesco a garantire quella parolina univoco del testo. Cioè dice, ogni settore ha un codice univoco, quindi devo sperare. Mentre qua ce l'ho esplicito. Non può scappare, non può essere sbagliato. Non ho risposto all'altra metà della sua osservazione, ho fatto finta di niente perché non sono d'accordo. L'altra sua osservazione diceva, perché il numero di copie può cambiare? Che c'entra? Qualunque attributo può cambiare. Quindi, è vero, c'è, ma posso decidere più avanti di trasferire 10 copie da un centro di servizio a un altro. E quindi decremento di 10 qua e decremento di 10 là. Però quello che, su cui non sono d'accordo è che il numero di copie cambia quando vanno in prestito. Ho detto, il numero di copie può cambiare perché arriva un cliente e me lo prende in prestito. No, quello è il numero di copie che io ho iscritto al magazzino. Poi di quelle alcune potrebbero essere in prestito, altre no. Questo sistema informativo non modella i prestiti. Però non vado ad aggiornare il carico di magazzino tutte le volte che entra o esce un prestito cliente. Dovrei avere un dato separato che è quello del film prestito cliente. Mi serve la classe clienti, mi serve una... Allora poi posso andare a vedere la disponibilità facendo la differenza tra i prestiti e il carico di magazzino. Ma però quello mi dice quanti ne ho io in teoria. E cambia solo quando li vado a movimentare. In questo senso. C'è un'altra domanda? Quando io quando parlavo di settore, già diciamo sottintendevo che il settore fosse direttamente il settore, che è il campo di settore. Sì, cioè, tu stai dicendo che l'hai fatta così, ma hai sempre pensato che il settore fosse il tuo ID. Sì. Perfetto. Il settore è indirettamente così. Deriva, diciamo che se io so che il settore è... Però messo così. C'è nessuno che vincola chi inserisce i dati a dover scegliere uno degli ID che tu hai in mente. Perché non c'è da nessuna parte l'elenco di questi ID. Cioè tu puoi solo sapere quali sono gli ID in cui hai già messo almeno un film, volendo andando a interrogare questa relazione. Ma se c'è un settore vuoto, l'ho creato, l'ho definito, il suo ID non è scritto da nessuna parte qua. Okay? Quindi in questo caso è proprio come Association Class. Una volta che ho l'associazione do delle informazioni in più. Ma prima di avere l'associazione l'entità settore non esiste. Magari mi va bene. La prima volta che ci metto qualcosa gli do un nome e poi userò sempre quel nome. Va bene. Se invece voglio usare dei nomi definiti a priori sono nell'altro caso. Piccole differenze. Sì? Ma, numero coppie, allora domanda è, sarebbe sbagliato mettere questi due attributi dentro settore? Sì, 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 no, ripeto solo per la realizzazione. Allora, dipende da cosa intendi. Allora, numero copie no. No, perché numero copie è legato a un copie di un certo film. Cioè, o decido che in quel settore di tutti i film prendo 10 copie, allora il numero copie è una proprietà del settore. Se no, dico, quel settore di ogni film ha un numero di copie variabile, quindi il numero di copie deve in qualche modo dipendere anche da film. Quindi il numero copie no. Posizione dipende da cosa intendo come posizione. Se
Le posizioni sono codificate come i settori, quindi ho settore A posizione 1, è un blocco, settore A posizione 2, sono predefiniti quelli, allora posso, già che faccio lo sforzo di fare il catalogo dei settori, li divido anche in posizioni e è una cosa fatta per me. Se invece la posizione è, non so, più la distanza, no? Da 80 cm in avanti c'è questo, quindi sono dei numeri variabili, allora ha senso che siano degli attributi, nel momento in cui li colloco segno dove l'ho messo. Quindi dipende, dipende come interpretiamo il campo posizione, a seconda di come organizzo il magazzino, può essere corretto in un modo o nell'altro. Ok, l'ultimo pezzo è quello dell'impiegato al centro di servizio. Il fatto che l'impiegato potesse essere spostato da un centro di servizio all'altro con mansioni eventualmente diverse. Allora, di sicuro in questo caso serve una classe intermedia, non basta una association class. Quindi sarebbe sbagliato avere la relazione impiegato centro di servizio con classe associazione data inizio e data di fine. Carica, mansione, chiamatela come volete. Sbagliato perché? Perché nell'association class non è mai possibile che si ripeta due volte una relazione in cui sia l'impiegato che il centro di servizio siano gli stessi. Quindi se avessi l'association class, una volta che un impiegato ha lavorato presso un centro di servizio, poi quell'impiegato lì può lavorare presso altri centri di servizio, ma non di nuovo verso lo stesso. Perché? Perché funziona così. Perché se io faccio così, e questo la chiamo contratto, sempre due per non andare in conflitto col nome, e qua ci metto le date, ricordiamoci sempre che cos'è una relazione. In una relazione io considero tutte le coppie possibili impiegato centro di servizio. Quindi immagino di avere una matrice bidimensionale, qui ho tutti gli impiegati, qui ho tutti i centri di servizio, e per ciascuna coppia mi dico, sono in relazione sì o no? Se sì, ci sono dei dati aggiuntivi, tipo la data inizio e data di fine. Però non posso, non puoi, per questa rappresentazione, la matrice, non posso scrivere due volte, due dati di inizio, due, o sono in relazione o non lo sono. Se non mi basta questo, allora non mi basta una relazione semplice con l'association class e devo passare a due relazioni diverse. Quindi questo è proprio la natura insiemistica del modello che sta alla base. È come quando tu hai, alla fine, sta cosa qua alla fine è un database, vuol dire che hai una tabella con due chiavi primarie, una chiave primaria doppia, e con quella coppia lì non si può ripetere due volte. Beh, la stessa cosa. Qui lo vediamo a livello più astratto, ma è senso lo stesso. Quindi questo sarebbe sbagliato, è giusto e corretto avere una classe intermedia, che rappresenta il singolo periodo di lavoro, da a di chi presso dove. Quindi data inizio e data di fine, qual è l'impiegato, qual è il centro di servizio. La mansione, di nuovo lo stesso discorso. Se per noi è un dettaglio non troppo importante o è un campo descrittivo, va bene come stringa. Se invece immaginassimo che ci sono delle mansioni ben definite, il cassiere, il magazziniere, l'addetto alle pulizie, eccetera, allora potrebbe aver senso definire una classe mansione e la collego con una relazione a contratto, perché magari poi legato a mansione ci sono delle fasce stipendiali, degli orari, da sapere. Se invece voi vi immaginate che la mansione, magari la scriviamo del tipo sì, vieni per darci una mano il giovedì pomeriggio, e allora un testo libero, una descrizione meno vincolata, meno formale, che non ha a sua volta informazioni associate, allora va benissimo come stringa. Anche qua questo testo non ci spingeva né da un lato né dall'altro, e quindi se vince il concetto di semplicità va bene così, non complichiamoci la vita in più. Altri dubbi? Ok, visto
visto che il tramonto c'è già stato, possiamo salutarci.